Prima di cominciare con i mattonazzi del video di oggi, vorrei ringraziarvi tutti perché ultimamente mi avete circondata di un sacco di commenti bellissimi dal video in cui vi dicevo che non avrei più voluto comprare libri all'ultimo in cui addirittura mi ero lanciata sul Instant Pot e quindi addirittura che finiamo a parlare di elettrodomestici. E anche lì mi avete dato dei consigli e quindi vi ringrazio davvero per il vostro contributo, tutti i nuovi arrivati e invece persone che sono qui, non dico dal giorno uno, ma quasi. Davvero sono molto contenta perché c'è sempre anche un bel rapporto, un bel modo di interfacciarvi tra di voi anche e quindi vi sono molto grata. Partiamo adesso con i mattonazzi, di cui uno probabilmente l'avete anche già visto qui accanto a me, avete già indovinato. Perché 5 mattonazzi e invece per i libri sotto le 200 pagine avevo fatto 10 libri? Ma allora, in realtà potrei dirvi che alla fine con la somma delle pagine siamo lì, forse qui anche peggio. La verità è che purtroppo non sono riuscita ad organizzarmi abbastanza bene da riuscire a fare un buon video con 10 libri sopra le 500 pagine. Voi sapete tra l'altro che io non sono proprio una canita dei mattonazzi e quindi portarvene qui 5, di cui poi comunque molti ve ne ho già parlato sul canale in altre occasioni, per me non è stata una sfida facile, ecco, però sappiate che tutti e 5 sono dei libri che ho molto amato in un modo o nell'altro e non sono dei classici, per cui sicuramente, almeno non sono andata a pescare sul facile. Allora, quello che avete già visto, perché si vedeva facilmente qui dalla costa, 4321 di Paul Auster. È un libro di cui si è parlato moltissimo quando è uscito e secondo me ha ragione. È il libro col quale io ho fatto pace con Paul Auster. Questo è il libro che io e la mia migliore amica chiamavamo Il Fermaporte. Me l'ha regalato lei, tra l'altro ancora nei super coralli, adesso si trova in economica e è anche scontato, quindi se siete interessati è un buon momento per andare a comprarlo. 4321 è la storia di un giovane uomo raccontata in quattro non modi diversi, ma come se la sua vita avesse preso quattro strade diverse a seconda di diverse scelte o di diverse situazioni che vengono a trovarsi sul suo cammino. E può essere a volte una grande tragedia familiare che gli cambia il corso della vita, a volte semplicemente il fatto di cadere da un albero e rompersi un braccio, che sicuramente non è piacevole per l'estate di un ragazzino, però insomma sono due cose molto diverse. Qui appunto seguiamo le vicende di quest'uomo, lui è sempre se stesso, cioè quindi noi lo riconosciamo sempre mentre va avanti nella sua vita, anche se nella vita gli capitano delle cose molto diverse e per cui davvero, c'è questo essere umano che è sempre lui, nonostante la vita, nonostante il caso, nonostante appunto le diverse situazioni che viene ad affrontare. La donna della sua vita sarà sempre la stessa e quindi diciamo che ad un certo punto quello che riusciamo a intravedere è l'unicità dell'essere umano indipendentemente dalle situazioni della vita, o almeno così l'ho percepita io. E tra l'altro, nonostante appunto si tratti di quattro storie diverse, è una costruzione magnifica, circolare, straordinaria che anche al finale ho adorato, per cui davvero un romanzo straordinario. So che se ne è parlato tanto e quindi non sono qui a tirar fuori la perla nascosta della situazione, però se vi eravate dimenticati del tanto clamore, perché poi adesso è uscito un nuovo romanzo di Paul Auster che è, credo, una biografia. E volete sempre approcciare l'autore con un mattonazzo, ma non vi la sentite di prendere in mano la nuova uscita? Questa, secondo me, è una buona soluzione. È comunque un bel libro a prescindere. Un libro completamente diverso, che non è un classico, ma che ha a che fare con i classici, di cui si è parlato un po' quando è uscito. Io questo l'ho ricevuto dalla casa editrice, ma è stato uno dei libri più belli che ho letto quell'anno. Me l'ha mandato Le Predizioni nel 2020, Anya, la segretaria di Dostoevskij.
che racconta la storia di come il Fëdor Universale incontrò la sua seconda moglie. Lui doveva scrivere un romanzo in un tempo brevissimo, aveva poco tempo e quindi gli suggerirono di prendere una stenografa che avrebbe appuntato tutto quello che sgorgava dalla sua mente e poi lo avrebbe rimesso in ordine e riscritto in modo che fosse già pronto per il giorno successivo. Lui era molto restio, lei era la prima della sua classe ed era figlia di una madre ormai vedova, ma suo padre era stato un grandissimo ammiratore di Delitto e Castigo e lei portava questo nome anche in onore del primo romanzo di Dostoevskij che era stato scritto ovviamente quando lei era appena nata e quindi davvero una differenza di età abissale, però un amore straordinario, davvero proprio fulminante e infatti si sposarono dopo pochissimo tempo. Questa è una storia romanzata, ovviamente ci saranno tanti fatti veri e però c'è anche tanto romanzo. Questo è un romanzo ovviamente ispirato tantissimo con tanta ricerca perché si capisce che c'è un bel contesto anche storico, geografico, c'è una bellissima ricostruzione di San Pietroburgo dell'epoca. È proprio un bellissimo romanzo, davvero. Io ve lo super consiglio, soprattutto se siete amanti di Dostoevskij e volete scoprirne un po' di più della sua vita. Ovviamente non è una biografia, questo è l'interno di come è stampato dai libri Lepre, che sono tra l'altro curatissimi. Io non mi stancherò mai di farvi vedere che loro hanno qui questa parte che si può ritagliare e usare da segnalibro, tra l'altro anche molto bello. E vi vorrei leggere proprio la frase che c'è scritta dietro che dice: "Bastano 26 giorni a trasformare un adolescente in una moglie." E appunto perché lei era proprio una ragazzina giovanissima, ci porta a casa sua, il romanzo ci fa vedere com'era, come viveva lui anche, attorniato da sanguisughe che gli succhiavano il successo dal suo editore, ma anche i familiari, insomma, proprio una serie di ritratti magnifici dell'epoca e dei personaggi dell'epoca. E di come lui riuscì a salvarsi praticamente e a salvare i suoi diritti d'autore grazie a quella che poi appunto diventerà sua moglie, che gli starà accanto per tutto il resto della sua vita, che lo aiuterà anche a smettere di giocare, gli toglierà il vizio e farà poi raccolta delle sue carte, scriverà le memorie, insomma, una moglie preziosissima, straordinaria, che ha dato tanto a un grande genio e che merita di essere ricordata. Selvaggia, se mi stai guardando, questo libro ti piacerebbe tantissimo. Cambiamo ancora completamente genere. Devo dire che cinque romanzi, cinque proprio testi diversissimi l'uno dall'altro. La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, questo ecco, pesa tantissimo. È considerato un libro per ragazzi, ma secondo me va benissimo da leggere a qualsiasi età ed è un romanzo illustrato. Vi mostro anche solo il retro per farvi vedere come sono le illustrazioni. E la particolarità di questo romanzo illustrato è che le illustrazioni non sono di accompagnamento al testo, ma mandano avanti la storia e quindi noi una parte la leggiamo, dall'altra parte andiamo avanti guardando le illustrazioni. È la storia di un ragazzino che non ha più la famiglia, che vive in una specie di, non lo chiamerei neanche grande magazzino, comunque in una specie di spazio coperto dove ci sono dei negozi a Parigi. Scacciato un po' da tutti e anche che si nasconde sempre per non essere acciuffato dalla polizia e ad un certo punto farà un incontro straordinario di cui non vi dico niente, però che gli cambierà la vita e gli porterà tanta meraviglia. Ecco, vi faccio solo vedere un'illustrazione proprio perché non mandando avanti la storia non voglio che farvi vedere qualcosa che è molto avanti e invece per farvi vedere come sono le scritte, per farvi vedere la leggibilità, si legge molto facilmente. Io credo di averlo letto in 2 giorni proprio perché sì, è un mattonazzo, ma ci sono tantissime pagine solo di illustrazioni e quindi si legge proprio molto velocemente. È una storia stupenda. C'è anche il film. Ho visto anche il film è altrettanto bello perché è molto fedele al romanzo e ve lo super consiglio. Io questo ero stata molto fortunata perché l'avevo trovato al libraccio ed è una storia anche poetica, tenera. Non vi dico su che cos'è lo straordinario mondo, ma
insomma, no, non vi dico niente. Ecco, però penso che molti di voi lo sappiano perché comunque è stato un romanzo molto famoso quando è uscito il film e in molti lo avevano letto. Un romanzo di cui si è parlato in lungo e in largo l'anno scorso e quindi anche qui che sono io che vengo a raccontarvelo, però a me è piaciuto molto, ci ho dedicato un video intero e devo dire che a distanza di mesi continuo a pensare che è stata una delle migliori letture dell'anno scorso. Anche questo sono stata tanto fortunata da trovarlo al libraccio, Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, che è una storia... Bah, più che la storia, una serie di aneddoti raccontati con la solita protagonista che racconta la sua storia sentimentale, quindi diversi incontri con diversi uomini, la sua passione per i profumi, la sua idiosincrasia per i medici, il suo essere ipocondriaca, una sorta di pazza isterica anche certe volte, non è sempre simpatica, ma molto spesso è spiritosissima. Fa delle riflessioni molto acute, è un'appassionata di profumi di nicchia che vi trascinerà in un percorso profumato e se siete appassionati anche voi di profumi di nicchia non potrete non amarla. Una lingua straordinaria perché secondo me questo romanzo va letto soprattutto per la lingua. Io pensavo di riportarlo al libraccio una volta letto, invece me lo sono tenuto, l'ho portato al mare con me e infatti si vede com'è impaginato un Ponte alle Grazie così che secondo me di tutto rispetto, tra l'altro, per essere un libro così voluminoso è anche abbastanza maneggevole, per cui onore a Ponte alle Grazie, che anche lì sono stata lì lì per inserirlo tra le case editrici preferite, ma in realtà non la conosco abbastanza bene da valutare se meritasse oppure no. Non mi dilungo perché se ne è parlato tanto di recente, ma se non lo avete ancora letto, secondo me questo è un romanzo che vale la pena di prendere in considerazione. Fateci un pensierino perché è una lingua straordinaria e quando pensiamo che tanti disprezzano la letteratura italiana contemporanea, secondo me per Daniela Ranieri si può fare un'eccezione. Vi ripeto, non è un personaggio simpatico e tante volte vi darà sui nervi se deciderete di leggerlo, però è una lingua straordinaria e ci sono dei momenti con del senso dell'umorismo veramente da sganasciarsi, ecco, non me lo aspettavo. Ultimo, che è quello secondo me meno conosciuto tra tutti questi, credo anche meno conosciuto di questo, però me lo direte voi. Questo è un romanzo non recentissimo rispetto a tutti gli altri. Sto parlando di Il meglio della vita di Rona Jaffe. Io credo prima o poi di avervene parlato sul canale di questo libro, ma non tanto spesso, e siccome non è un'uscita recente, è più probabile che non ne sentiate parlare in lungo e largo, ecco. Questa è la storia di quattro giovani donne, una sorta di antesignano di Sex and the City, quattro giovani donne che dai quattro angoli degli Stati Uniti si trovano a New York a lavorare nello stesso posto, che è una casa editrice. Loro sono quattro dattilografi, sono quattro ragazze completamente diverse l'una dall'altra. C'è chi sogna il matrimonio, c'è chi sogna la carriera, c'è chi sogna di sposare un uomo molto ricco, c'è chi non sa cosa vuole dalla vita, però quello che vogliono è il meglio della vita. C'è una protagonista, ovviamente, che sembrava avere un futuro brillante come mogliettina di un giovane rampollo, e invece poi le cose vanno un po' a catafascio. Lei si trasferisce a New York e da lì comincia la sua strada per trovare il meglio della vita. Le disavventure saranno tante, siamo negli anni 50-60, quindi davvero un'epoca che è cambiata tanto, però vediamo proprio come le donne cominciano a lavorare, a diventare indipendenti e quindi a volere anche per sé il meglio della vita. È tra l'altro scritto benissimo, vabbè, un Neri Pozza anche vecchio, per cui non so se si trovi ancora, se si trovi ancora in questa edizione o in altre, però assolutamente super consigliato, è proprio un bellissimo spaccato degli anni 50-60 con queste giovani donne che si costruiscono il futuro con le loro mani senza diventare niente di straordinario. Non è che qui abbiamo quattro che diventano una l'astronauta e l'altra il vicepresidente degli Stati Uniti, non è questo, è proprio quattro donne normali che fanno una vita normale che ci viene qui raccontata con una grazia
eccellente proprio, super consigliato. Se non la conoscete, lei ha scritto credo soprattutto libri per bambini. Io ho un altro libro suo che si chiama Riunione di classe, che devo però ancora leggere, anche quello è un discreto mattonazzo, però spero che prima o poi arrivi il suo momento. Questi erano i miei 5 libri belli sopra le 500 pagine che vi consiglio oggi. Raccontatemi voi giù nei commenti se li avete letti, sicuramente li avete letti, mi aspetto che molti di voi avranno letto 4321. Quali altri libri sopra le 500 pagine consigliate e che non siano il grande classico, cioè tipo I Tre Moschettieri o Il Conte di Montecristo, insomma, o La Donna in Bianco che vi tiro fuori a ogni piè sospinto, però dei romanzi, ecco, un po' più contemporanei, me li raccontate nei commenti e così ci scambiamo un po' di opinioni. Noi ci rivediamo lunedì e parleremo ancora di libri e nel frattempo buone letture a tutti.